Ecco, il passaggio, questo dobbiamo stare attenti tutti quanti, vigilanti, perché peccare è umano, e peccando si impara pure, si diventa più saggi, più comprensivi, se si affronta bene. La corruzione è brutta, perché poi si guasta tutto. Se in una cassetta di frutta c'è un frutto malato, bacato, poi fa bacare anche gli altri. E quindi dobbiamo vigilare tutti quanti, carissimi amici. Ma perché c'è la corruzione nel mondo? Perché sono pochi gli uomini che si sono aperti alla sapienza di Dio? La seconda lettura della liturgia di oggi, la lettera di San Paolo Apostolo, è bellissima perché proprio dice la novità, la diversità del cristiano nel mondo, no? Fratelli, tra coloro che sono perfetti, perfetti non la perfezione come la intendiamo noi, ma la perfezione del bambino, Gesù ci dice, se non ritornerete come bambini, non entrerete nel regno dei cieli, perché i bambini dicono pane, pane, vino al vino, fino a quando poi non iniziano ad essere picchiati e resi oggetto di stalking da parte delle mamme, dei papà che dicono non si dicono certe cose, cioè, se no il bambino dice pane, pane e vino al vino, e sbagliando potrebbe imparare, come è capitato a Gesù, no? Perché Gesù, avendo la madre e il padre che ha avuto, non è stato pressato, no? È stato accompagnato, quindi pure lui magari alcune cose le ha imparate facendosi male, sbagliando, perché sbagliando si impara, non è peccato. Questo poi è il problema, che quando cominciamo a giustificare il peccato, quindi tra chi incomincia a vivere nel regno dei cieli, dove c'è Dio che regna, e Dio è un padre buono che è sempre pronto a perdonarci, così si cresce bene, quando c'è vicino a noi qualcuno che ci aiuta a capire lo sbaglio. Già noi abbiamo sbagliato e stiamo male, perché se uno sbaglia e sta bene, significa che non ha sbagliato. E in più pure c'è pure la punizione, non l'aiuto a capire perché ho sbagliato. Ecco. Noi parliamo, questa è una sapienza dell'altro mondo, non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo. Ecco, il Papa diceva tanti pezzi grossi, corrotti, che vengono ridotti al nulla, perché poi non ci rimane nessuno, tutti i grandi dittatori della storia. Dove sono? Dove sono andati a finire? Giulio Cesare, tutti gli imperatori romani, no? I grandi dittatori di destra, di sinistra, Hitler, Stalin, Ho Chi Minh, tutti il Giappone, Cina, dove sono? Che fine fanno? Crollano, perché ha rovesciato i potenti dai troni, Dio, ha innalzato gli umili, dice la Madonna. Ecco, parliamo invece della sapienza di Dio che è nel mistero, che è rimasta nascosta e che Dio ha stabilito prima dei secoli per la nostra gloria. Quello che noi non ci sappiamo spiegare è perché Dio, e questa è l'unica vera domanda, perché Dio permette il male? Ecco, questa è la grande questione. Dio è buono, infinitamente buono e non può fare il male. Ma perché il male c'è? Ecco, questa è la domanda della domanda. Perché c'è la sofferenza degli innocenti? Perché ci sono nostri fratelli che vivono situazioni veramente tragiche, drammatiche? Nessuno dei dominatori di questo mondo l'ha conosciuta, questa sapienza di Dio. Se l'avessero conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Gesù sulla croce ci giustifica tutti. Perdona loro perché non sanno quello che fanno. Però nel Vangelo di oggi Gesù ci dà una botta di adrenalina, ci dice, dai, svegliate, siate più decisi, ecco, non state così nella tiepidezza, come dice la scrittura nel libro dell'Apocalisse, non sei né freddo e né caldo, magari fossi freddo o caldo, ma sei tiepido. Ecco, questa è una cosa che dobbiamo desiderare di non avere, dobbiamo desiderare di non avere questa tiepidezza e di essere o freddi o caldi. Ecco. Gesù dice ai discepoli: se fate quello che fanno gli altri, queste brave persone, gli scribi, i farisei, questi uomini religiosi, se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, cioè l'occhio per occhio, dente per dente, e calcoliamo tutto, ma non entrerete nel regno dei cieli.
regno dei cieli è bello, si sta bene, si gode, amici miei. Non c'entrate però se rimanete abbarbicati alla vostra idea, alla vostra sapienza. Quanti sapienti che hanno detto tante cose belle, però filosofi, pensatori di tutte le religioni, di tutte le culture, bellissime, siamo pieni, poi con Facebook vediamo continuamente frasi bellissime di tutte le cose, sull'ultima canzone pure di Fiorella Mannoia, un bellissimo testo, ma se non c'è la sapienza di Dio che è Gesù Cristo, dove è? Ecco, e Gesù che cosa ci dice? Avete inteso che fu detto, non ucciderai, e chi avrà ucciso sarà sottoposto al giudizio, verrà ucciso pure lui. Ma io vi dico, chiunque si adira, si arrabbia, tratta male il proprio fratello, dovrà essere sottoposto a giudizio. Vedete come Gesù come appesantisce. Vedete, questa che è una legge che è scritta nel nostro cuore, lo sappiamo, non uccidere. Avete inteso che fu detto, non commettere adulterio, non desiderare la donna. La casa da altri, la macchina da altri, il corpo di altri. Ecco. Ma io vi dico, chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Quindi non è una questione solo di materialità, è anche di pensiero, di cuore, di intimo. Ecco, Gesù ci sprona a non stare tranquilli a questo livello, perché se non siamo, io lo dico sempre ai miei amici in carcere, no, io non mi è capitato fino adesso di ammazzare nessuno, ma non per merito mio, ancora a 60 anni, perché quest'anno farò i 60 anni, ma no, non mi è capitato, non è che non può capitare, posso stare tranquillo, non posso stare tranquillo, ma se non ho ammazzato con coltelli e pistole o altro, se non ho rubato, non ho fatto rapine, estorsioni, se non ho commesso adulterio, di fatto, ma nella testa, nel cuore, quante volte magari ho desiderato, ma Signore, mio, un non potessi ricogliere che su qua che sta facendo tanto male, un non potessi far morire, non sono un assassino, oppure non potrei avere io queste cose qua. Certe volte, signore mio, ti diverti a da pane a chi non te ne ha niente, perché non mi dava a me un po' i soldi, invece così 1.000 euro un mese, 1.000 e dispari, c'è tante persone che hanno bisogno e non li posso aiutare, no? Cioè, perché non li potessi avere io, cioè la ricchezza disonesta è facile, è una tentazione. E poi il desiderio, una bella donna, una bella casa, chi di noi non pecca col pensiero? Diventa ammessa, diciamo. Allora, Gesù ci sprona a purificare il nostro cuore, il mio cuore. E come si purifica? Ma i medici sono medicine, no? Avete inteso che fu detto agli antichi, non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti. Quanti giuramenti falsi che facciamo? Quante bugie che diciamo tutti. Tutti. Quando sentite qualcuno che non dice, no, io non ne dico bugiardo, quello là è più bugiardo di tutti quanti gli altri, perché siamo deboli, siamo peccatori tutti quanti e dobbiamo stare attenti a non diventare corrotti e corruttori. Peccatori sì, ma corrotti no. Allora che cosa dobbiamo fare? Il vostro parlare sia sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Quando cominciamo a dire sì, ma però io, ok, ci giustifichiamo, cerchiamo. Quanto è bello poter dire confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. Però ecco, non rimanere affossati, supplico la Madonna, gli angeli, oggi è la Madonna del Pilerio, gli angeli, i santi. E anche voi fratelli, avete visto come ci testimonia Papa Francesco? E mi raccomando, ogni volta che incontra qualcuno nei suoi incontri, dice mi raccomando, non vi scordate di pregare per me, perché
preghiamo gli uni per gli altri, non ne facciamo meraviglia. Quando io vedo che tu sbagli e sconclude, quando tu vedi che io sbaglio e sconcludo io, ecco, preghiamo, non giudichiamo, non condanniamo, passamone una mano sulla coscienza, che siamo tutti deboli e fragili, oppure dire: mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati perché mi fanno stare male. E io faccio l'esempio semplice, e tante volte mi capita, purtroppo sono un peccatore, di mangiare un po' di più e di bere un po' di più la sera. E la mattina poi mi dico l'atto di dolore, perché si mangia assai e bevi qualche bicchiere di vino in più, oppure si sì, c'è mischiano un liquorino che se ne può fare benissimo a meno, perché se il vino è buono, due, tre, quattro bicchieri di vino ti fanno dormire. E il fatto che poi non ci accontentiamo e pecchiamo. E poi dico: mio Dio, mi pento e mi tolgo dei miei peccati, perché mangiando assai e bevendo un po' di più, stanotte l'ho fatto in bianco, mi sono dovuto alzare tante volte, capite? Perché il peccato non ci fa bene, amici miei. Se un peccato ne fa buono, pecchiamo, ma un peccato non va bene. E perciò riconosciamolo e impariamo, ecco, a non peccare più. Perché? Perché Dio cambia idea su di me. No, Dio mi vuole bene sempre, pure quando pecco, e sono io che sto male. Ecco, noi dobbiamo desiderare di stare bene noi. Perciò oggi è domenica, carissimi amici, quindi preghiamolo il Signore con l'aiuto della Madonna, ecco, aiutaci ad accogliere il figlio tuo e aiutaci a portarlo a tanti nostri fratelli, a portarlo con la stessa dolcezza tua, o Maria. Donanelli pur a noi, suoi chibielli, suoi chieduci, che tieni tu, Maria. Donanelli, per poter guardare a suo mondo senza ne spagnare la croce. Donanelli pur a noi, suoi chibielli, suoi chieduci, specialmente per aiutare i più piccoli, i guaglioni, a sembrare a portare la croce, a fare anche uno sacrificio e ad essere pure contenti di farlo. Allora, buona domenica, buona festa della Madonna del Pilerio e arrivederci alla prossima, ma sempre a Dio piacendo. Ciao ciao. Siamo tutti su tu stesso cielo, siamo tutti su tu stesso sole, siamo tutti su ta stessa luna e siamo tutti su te stesse stelle. Respiriamo tutta stessa aria, ne viviamo tutta stessa acqua, camminiamo sopra stessa terra, come si spiega tutta sta guerra. Noi ne scordiamo troppo facilmente, che siamo nati senza fa domanda. E tutte cose che ne siamo chini, quando morimo ne portiamo niente. Avimo sempre la puzza sul tuo naso, facci mancare a chi ne non ci spirito. E ne facciamo tanti canni zusi, ma siamo solo giù c'è presuntuosi.